Ciao a tutti, io sono Elenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di un libro che secondo me tutti devono aver letto almeno una volta nella vita, e sto parlando di Il nome della rosa di Umberto Eco, definito dall'autore il più brutto che lui abbia mai scritto, ma a quanto pare ha fatto più successo degli altri. Pubblicato nel 1980, io sono arrivata un po' in ritardo, con 30 anni di ritardo, primo perché sono nata 18 anni dopo la pubblicazione di questo libro e quindi dovevo poi raggiungere una certa maturità per leggerlo, e poi perché ho visto sia il film che la serie TV che hanno mandato alla Rai, tra l'altro, 3 o 4 anni fa, e quindi già conoscevo la storia, anche se poi in realtà leggere il libro e vedere la sua trasposizione cinematografica è ben diverso. Perciò ho recuperato e ho approfittato di quel folle che ha deciso di regalarmelo, quindi di lasciarlo lì nella casetta degli uccelli, quindi io me lo sono preso, me lo sono bello portato a casa e quindi ho anche risparmiato 18 euro. Però comunque 18 euro per Il nome della rosa penso che siano ben spesi. A parte la mole del libro, però secondo me è anche bello, no? Cioè anche bello fisicamente, anche se in realtà io ho altri libri della nave di Teseo e non ci sta molto bene questo con gli altri. No. Però va bene, prendendolo a sé abbiamo sulla copertina questa piantina della biblioteca di un'abbazia che poi sarà appunto il luogo principale dove avviene questa storia, che è fondamentale, di vitale importanza. Adesso vi faccio vedere perché in questa edizione ci sono cose in più, ovviamente, rispetto all'edizione precedente. Non che l'edizione prima di questa fosse nulla o che fosse più carente, assolutamente, sono cose in più per agevolare il lettore nuovo, tra virgolette, quindi noi giovani della nuova generazione, per aggiungere cose, non per toglierlo, per altro, insomma. Quindi sono cose in più, dettagli in più, descrizioni in più, dialoghi in più che in realtà si potevano anche risparmiare, però vediamo poi dopo. Beh, meglio per quanto riguarda la scrittura, eccetera. Allora, ci sono alcune annotazioni, disegni, eccetera, schizzi dell'autore che ha fatto proprio per scrivere al meglio questo libro. I personaggi sono un po' brutti, no? Sti monaci sono un po' bruttarelli, poi non so se effettivamente nel 1300, che c'è cioè, il periodo in cui si svolge, se adesso andassero veramente conciati così. Questo riguarda la biblioteca, insomma, l'abbazia in questione. Ci sono anche delle annotazioni più avanti, eccole, per quanto riguarda il collegamento tra tutte le aree della biblioteca in questione e anche la posizione di tutti i libri, poi ovviamente non vi voglio fare spoiler, però c'è una particolare composizione, tra virgolette, posizione di tutti i libri in base a determinati requisiti che poi andrete a leggere voi. Allora, di cosa parla Il nome della rosa? Così andiamo un pochino a vedere nello specifico questo libro. Allora, la storia si apre con la richiesta di aiuto di un abate verso un frate francescano, frate Guglielmo, perché nella sua abbazia è avvenuto un delitto. E tutti pensano, tra l'abate e tutti i monaci di questa abbazia, che sia opera dell'anticristo che sta arrivando, che sia tutto diabolico, e quindi vogliono una mano a capire perché e per come sia avvenuto questo delitto. Quindi frate Guglielmo, insieme Dazzo, un monacello definito così, insomma, un giovane ragazzo che è da poco monaco, arrivano in questa abbazia e già dall'inizio vediamo che frate Guglielmo è molto sveglio, quindi è attento anche a tutti i dettagli, quindi a diciamo, metterli insieme per arrivare a delle supposizioni che poi si rivelano anche vere, anche dalle cose banali, insomma, quindi proprio per questo che l'abate di questa abbazia vuole che sia proprio lui a capire a fondo cosa sia successo nella sua abbazia. Poi nel frattempo che Guglielmo e Azzo si trovano in questa abbazia ci saranno altri delitti, moriranno altri monaci,
pare che il fulcro di questi delitti avvenga intorno a un libro in particolare, ma Azzo e Guglielmo non possono assolutamente entrare nella biblioteca dell'abbazia, perché è segreta, quindi tutti i segreti poi questa biblioteca devono essere necessariamente segreti a tutti, tranne al bibliotecario e all'aiuto bibliotecario, e quindi si troveranno in difficoltà all'inizio Guglielmo e Azzo perché non possono, cioè hanno capito che c'è questo libro, insomma, fondamentale, no? Che collega tutti i delitti, ma non riescono poi a comprendere al meglio, e quindi loro entreranno di nascosto nella biblioteca e quindi poi lì continueranno le indagini, capiranno perché, per come e chi è stato. Certo, non vi racconto adesso tutta la trama perché sarebbe un grande spoiler, ma capite bene che la cosa che mi ha affascinato di più è proprio il modo in cui è stata strutturata questa biblioteca. Io non ci avrei capito niente dall'inizio, zero riporto zero, perché è davvero molto complesso, ma studiato. Infatti, come avete visto, c'è tutto un lavoro dietro di Umberto Eco, che non so come abbia fatto a descrivere questo libro più brutto che lui abbia mai scritto, perché secondo me c'è davvero un lavoro complesso dietro e ben riuscito. Non so, cioè, anche il perché, per chi, per come, di qua, di là, fa, indaga, dice e fai, sicuramente non è un thriller, non è un giallo come gli altri, assolutamente. A parte che ci troviamo nel 1350 circa, quindi appena dopo il Medioevo, e c'è una concezione religiosa ben diversa da quella che abbiamo adesso. Infatti anche quello è un elemento che a me ha affascinato molto, perché sapere come pensavano i cristiani e i monaci cristiani all'epoca, certo c'era ancora lo strascico del Medioevo, no? Quindi le streghe, l'anticristo, il diavolo, le cose diaboliche, non so, tutte queste cose così che adesso, non lo so, sono trattate ben diverso. E ben diversamente, però insomma è affascinante sapere il pensiero di queste persone. Poi è stato scritto nel 1980 circa questo libro, quindi poco prima, dato che l'80 è l'anno di pubblicazione, quindi posso rendermi conto che è un libro pesante, sinceramente, non solo per la mole, perché sono 600 pagine circa, ma anche per la scrittura, ovviamente, e come dicevo all'inizio, qui abbiamo una rivisitazione del nome della rosa per avvantaggiare i nuovi lettori, ma non lo so perché, bene o male, io ho ascoltato anche l'audiolibro, la scrittura è quella un po' pesante che fa star lì, del tipo dai, sbrigati, dai, dimmi subito perché e per come, cioè subito dammi queste risposte, non è che fai tutti questi sprologhi, ci sono un sacco di sprologhi, veramente. Una cosa veramente esagerata a volte, però appunto si è voluta fare una rivisitazione per agevolare le persone, soprattutto noi giovani, a leggere il nome della rosa, perché ci siamo resi conto che forse è un tantino esagerato, un tantino pesante, un tantino da latte alle ginocchia, ma proprio un tantino per minimizzare le cose. D'altra parte però è molto affascinante, i temi trattati sono davvero meravigliosi, cioè davvero dall'aspetto tutto organizzativo della trama di questa biblioteca, di tutti i delitti, come è successo, proprio davvero tutto minuzioso. D'altra parte però vediamo che questi dettagli, queste cose minuziose, certe volte è davvero il latte alle ginocchia. Sono 600 pagine di una rottura di balle assurda, però è anche questo affascinante di questo libro, penso, perché fa un po' parte del nome della rosa, ovviamente, fa parte di tutto il complesso, credo, almeno per quanto mi riguarda io la penso così. Vabbè, non so che altro dire, è meraviglioso sicuramente da leggere almeno una volta nella vita, e se non vi va di leggere il libro, potete tranquillamente guardare anche il film, anche se non è la stessa cosa. Il film non so quando è stato dato al cinema, credo sia stato dato al cinema. Comunque penso sempre tra gli anni 80 e 90, perché si vede che è un film piuttosto vecchiotto, cioè avrà almeno 25-30 anni quel film, che è stato sicuramente ben realizzato, perché
prende tutti i temi principali del libro e li tratta con la stessa pesantezza sicuramente, ma un pochino più leggero ovviamente. Quindi se volete guardare il film, fate pure, siete liberi, avete la mia benedizione. La serie TV è sicuramente più nuova, quindi abbiamo un nuovo cast. E tra l'altro c'è l'attore nella serie TV, l'attore di Benjamin Linus di Lost. Io l'avevo vista solamente per quello. Solo che io con la serie TV ci avevo capito poco e niente, perché io ero stupida, ovviamente non avevo posto bene l'attenzione perché non lo so perché, per come. Oppure è andata in onda 4 anni fa. Anche la serie TV ben valida, sicuramente, ovviamente il film è sempre il film e il libro è sempre il libro, ovviamente. Quindi vedete voi, tanto è tutto ben valido, ma io dico sempre leggete prima il libro e poi guardate la trasposizione cinematografica. Io non mi pento in questo caso di aver visto prima il film della serie TV, che poi ho rivisto tra l'altro per capire bene tutto, e anche in quel caso insomma ci sta, approvate. E niente, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti il vostro parere sul nome della rosa, se volete aggiungere qualcosa che ho dimenticato di dire. E nulla, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!